Ok. Minchia, che fatica. Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa. Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo? Non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazzo o vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico, quando lo dico. Mi sembra È tutto giusto. chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Ok. Bene. Perfetto. C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. Ok. Uff, qui sembra una foresta siamo. E andiamo. Lincoln. Sì, faremo prima da questa parte. Perfetto, beh, ci saranno sicuramente 14 nemici. Accidenti. Cosa? Niente, solo che non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Non ho mai camminato in un bosco. È figo. Poverina. Perché non mi riparti da Marlene? Se fosse stata in grado non ti avrebbe lasciato con noi. Balla. Magari ora sta meglio. Oggetti. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Vai, balla. Dubito potrebbe riportarci in città tutti interi. Ok, abbiamo preso tutti gli oggetti. Aspetta Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. un po'. Possiamo craftare qualcosa? Sì, delle cure. Quasi. Quasi delle cure. Ottimo. Questa cosa è molto Ciao, ottima. Ma piccolo. chi ce l'ha? Ah, con lo scoiattolo che è appena passato? Ok. Sì, qua è stranissima come parte. È una parte totalmente diversa da quella che abbiamo visto finora. Finora era molto scura, molto. Non so come dire neanch'io. Cioè, molto grigio-nero, per intenderci. Grigio, scuro, cioè, era proprio qualcosa di lugubre. Qua già la foresta invece è diversa. Naturalmente ci saranno sicuramente altri nemici anche qua. Perché figurarsi. Se abbiamo una botta di culo che non ci siano nemici, però. Ok, altri oggetti non ce ne sono, quindi direi che possiamo andare avanti. Sto giusto controllando perché se riusciamo a trovare qualche altro oggettino non farebbe schifo. Ah, le ammo le ho ricaricate. Allora, questa. Non ce ne sono di altri di ammo. Questo si sì, è ricaricato. Ok. Allora, vediamo un po'. Perché sicuramente qua ci saranno nemici. Allora, vediamoci un po' intorno. No, non c'è nessuno per il momento. Allora, di niente. Qua sicuramente non potremo passare. Immaginavo. Merda. Immaginavo, merda. Dobbiamo scalarla. No, non da questa parte almeno. Dobbiamo aggirarla. C'è il filo spinato, non so se hai notato, Ellie. Cioè, sinceramente, non voglio tipo distruggermi. Ehi, guarda. Che cosa hai visto? Ah. Delle lucciole. Le lucciole, balle le lucciole. Intendo lucciole vere. Sì, le ho viste. Sì, lei tipo si sta. Scusa. Per un attimo mi ero distratta. L'abbia notato. Ok. Sì, ho visto che c'è un asse. Ok, nemici qua non mi sembra di vederne. Che
Che è già un'ottima cosa. Perché? Ok, si era bloccato un attimo, non ho capito il perché, ma va bene. Noi stiamo girando che cosa? Quindi tutto il coso, tutta l'ambaradan qua, ok. Niente, non posso, non c'è nient'altro da fare qua. Prendi questo, ma dove lo mettiamo? Cioè, nel senso, dove mettiamo l'asse? Perché adesso mi sorge il dubbio. Dov'è metterlo? Cioè, l'asse la possiamo prendere. Usare assi per attraversare i dislivelli. La posiziona? Ma qua? No. Posiziona, vediamo un po'. Non penso che dobbiamo metterlo qua. Non penso per niente, anche perché è di qua neanche. I dislivelli però. Ma intendeva tipo le rocce? Cioè, dov'è che dovrei portarlo sta cosa qua? Forse qua so, qua così? Aspetta. Si lascia un secondo qui, che voglio vedere un secondo. Esatto, qua lui si sale. Cioè, lui sale qua, quindi va benissimo. Un nuovo tubo! Sì, tubi! Tubi! Tubi fighi, tra l'altro. Bello, mi piace molto. Interessante sto tubo. Potenziamento corpo a corpo. Migliora le armi da mischia per uccidere i nemici con un solo colpo. Il potenziamento può essere utilizzato un numero limitato di volte, per dare efficacia una volta esaurita la resistenza. Ok, dobbiamo portarci su questo, a quanto pare. Allora, facciamo una cosa furba, lo mettiamo qua appoggiato. Perché forse penso di aver capito cosa dobbiamo fare. È una cosa molto particolare, però mi sa che ci siamo arrivati. Ok. Esatto. Esatto, proprio ciò che pensavo che dovessimo fare. Allora, secondo me dobbiamo, intanto dobbiamo entrare, perché Joel ha detto che dobbiamo entrare, quindi vai, posizione. Andiamo. Ok, Ali? Sei tu, Bill? Dove vi incontrate? In diversi posti. Non sei mai stato qui, è vero? So che vive qui, ma no, non c'ero mai stato di persona. Ottimo. E quel fumo può essere lui? Meglio che sia così. Beh, andiamo a controllare. Andiamo. Perfetto. Allora, qua c'è roba? Un mattone. Mattone che non guasta se ce l'abbiamo. Delle forbici. Allora, aspettate un secondo, perché le forbici. Facciamo un coltello. E le bende non possiamo ancora farle, ottimo. No, allora, l'arma mi piace più questa. Ok, esatto. Oggetti qua non ne vedo, attenzione. Stavo guardando se per caso c'erano altre cosine qua intorno di interessanti, ma non vedo niente di particolare. Mi sa tanto che era solo quello da guardare. Sì, ok, scendiamo allora. Qua giù. Ma sta attenta, è un bel salto. Fermo. Dove? Ok, c'è un click. Un clicker? Sai di sì. Vediamo. Ma è dietro la porta. Aspetta un attimo. No, dove cazzo è? Ah, è proprio qua dietro. L'ho visto. È qua dentro. Ma è un ragno.
runner? Non capisco. No, è un clicker. Aspetta, 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 che mi è venuta in mente una cosina. Bella, bella, bellina da fare. No? Che paura. Bene, seccato. Ottimo. Bene, benissimo. Benissimo, ragazzi, benissimo, direi. Ottimo. Ok. Niente, ancora non posso fare cose. Però, allora, attenzione, qua altri nemici non ne vedo adesso, per il momento, per fortuna. No, ce n'è un altro qui, ce n'è un altro invece. Però è dietro il muro, è dietro. Lo andiamo a seccare, però, anche quello. Aspetta, prendiamo sempre il mattone, che è stato furba come cosa. Back. Ok. Funziona bene sta arma, mi piace. Molto, molto bene. Aggiungerei. Sì, prendila questo qua perché siamo senza armi. Fai vedere se c'è altro. Allora, per il momento altri nemici non li vedo, perfetto. Ottimo, Ellie. È stata un'ottima tattica. Mi è piaciuta. Bravissima, Ellie. Non ti sei, non hai fatto casino. Ci siamo. Siamo stati tranquilli. Cosa c'è qua? Ok. Qua sopra non possiamo prendere niente, non possiamo fare niente, ok. Interessanti queste tattiche, mi piacciono molto. Altri nemici? No. Allora, oggetti vari ed eventuali non ne vedo. Era un pallone sgonfio, ok. Mi sa che è meglio il mattone che il... La bottiglia, sapete, preferisco. Allora, qua sicuramente i nemici ce ne saranno 14.000. Quindi direi di entrare qua dentro intanto. Ottimo. Quanti nemici? Sul serio 0? Sul serio mi vuoi dire che non ci sono nemici? Interessante, ok. Tutto ok? Cerco di imparare a fischiare. Lol. Tu non sai fischiare. Che... Ellie, in un momento simile tu provi a fischiare. Oh, un'arma. Munizioni, che non mi dispiace. Ottimo. Bene, 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 bene. Guarda quante belle armine che stiamo avendo. Pian piano. Poco de ciuciu. Perfetto. Mi piace questo poco de ciuciu. Oh, vedi che mi stavo già perdendo altre cose, cacchius. Ah, scusate, ragazze, che di nuovo i vicini hanno iniziato di nuovo a martellare a far cose che non devono fare a quest'ora. Ma va bene. Allora, ok, devo... prendere delle altre forbici, a quanto pare. Oh, là c'è qualcosa. Vedo altri oggetti qua. Oh, bene, ottimo, ottimo. Ma a quanti siamo adesso, scusate? 10, ok. Dobbiamo arrivare... riuscissimo ad arrivare a 100, ci facciamo l'altra energia, sinceramente. Nemici? No. Ah, probabilmente se avessimo aperto qui dentro. Qui dentro cosa? Siamo fuori. Qui dentro. Siamo fuori. Qui dentro cosa? Allora, quindi qua abbiamo fatto tutto. Andiamocene via.
L3. Aiuta Ellie a scavalcare la recinzione in modo che possa passare di là. Ok. Fa vedere. Nemici. Nemici non ce ne sono. Proviamo a entrare qua dentro. Sì. Va bene. Oh cazzo, sì. Ok. Molotov. Molotov, sì, fermi tutti. Allora, Molotov. Ci servono le Molotov. Molotov, sì, fanne. Adesso ce ne servono. Ottimo. Queste non posso naturalmente, qua niente, e qua niente, ok. Però intanto siamo riusciti a fare le Molotov, che non guasta. Ellie sei sempre in mezzo. Abbiamo appurato sta cosa. Probabilmente l'altra volta era un'altra di quelle stanze con tanta roba e purtroppo niente. Possiamo fare anche il combattimento così, non mi dispiace. Merda, è incastrata dall'altro lato. Aiutami a salire. Sì, ho visto, non c'è bisogno che me lo dici che devo Non mi fare. pare una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Vabbè. Ok. Dammi il piede. Prima avevamo Tess che ci comandava, adesso abbiamo Ellie che Ok, ci apri e comanda. basta. Nient'altro. Sì, adesso sta a vedere. Se 14.000 nemici. Attenta. Vediamo. Sì. Ok. Ta-da! Voglio anche quel. Bel lavoro. Questo mi piacerebbe, ma lascio giù l'altra, mi sa tanto. Vediamo. Infatti lascio giù l'altra quella figa, mi sa tanto, fa vedere. Eh sì. Questo qua tra l'altro è anche bella, porco Giuda, vabbè. Nemici. Niente. Per il momento. Accovacciati, Ellie. Dunque, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Da suo fratello. Merlin dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Ok. Intanto prendiamoci bene. Ehi, guarda. Cos'è questo? Gnomi. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove ce n'erano un sacco. Li ho sempre trovati così teneri. Sì, che si spezzano con un Ma grissino. niente fate, quelle mi. Eh già. Allora, fa un po' vedere. Ma il nastro mi manca sempre. Il nastro ultimamente si è messi male col nastro, ragazzi, però vabbè. Mi faceva vedere questa rana, ma pensavo ci fosse un oggetto, cioè un qualcosa di asso, invece no. Collezionabili non penso che siano delle rane. Ok, perfetto. Questo l'abbiamo visto. Vediamo un secondo, amici. No. No. Io controllo ovunque, ragazzi, sappiate, no? Adesso che siamo in zona aperta, me ne sbatto le balle e continuo. Guardo ovunque. Anche perché magari troviamo qualcosa di interessante e non mi dispiacerebbe. Allora, lì ci sono delle auto da polizia, ma non immagino non potremo rubarle queste qua. Che poi in realtà non è neanche rubare perché qua. Aspetta un po', ma. No, è un camion diroccato. Qua ci sono nemici? No. Ok, mi sembra giusto. Bende. Che figo. The Turning. Oh, bravissimo. Qua dietro c'è roba? No, un piffero proprio. Sarebbe stato bello, ma niente. Ok.
Figa sta parte però mi piace, adesso che possiamo anche un po' esplorare. Perché deve parlare con lei? Per un videogioco? Adesso parliamo. No, lei mi segue, ok. No, vieni qua, voglio parlare, voglio vedere cosa dici. Non gli fa parlare adesso, cacchius. Ora sì. Sì? Vediamo se si impara di nuovo mettendoci qua. No, mi segue adesso. Prima non mi seguiva, adesso mi segue. Adesso invece mi segue proprio. Vabbè, ok. Niente, non posso parlarci, non mi ci fa parlare, niente. Allora, andiamo dietro allora. Visto che ho perso l'occasione, ragazzi. Probabilmente c'era qualcosa che diceva. Se sapete che cosa diceva, me lo fate sapere per favore nei commenti. Probabilmente diceva che non aveva mai visto un videogioco, suppongo. Suppongo, eh. Oh, guarda quanta bella robina qua. Ta 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 ta. Ottimo. Qua sotto cosa c'è? Ok, un posto molto diroccato, va bene, saliamo su di sopra di qua, visto che ho visto che c'era. Visto che ho visto, bellissima come frase. Come in stile fosse che fosse la volta buona. Visto che so che c'era questo, voglio andare a vedere cosa c'è qua sopra. Se ci fa vedere cosa c'è qua sopra. Guarda qui quante belle cosine. Qua sopra non ci fa vedere niente, però almeno abbiamo preso un po' di oggetti. Ok, lì possiamo andare. Ragazzi, io vi giuro che non mi capacito ancora della morte di Tess. Perché, boh, secondo me era un personaggio veramente che sarebbe stato bello avercelo fino alla fine. E addirittura magari anche nel 2. Sarebbe stato veramente figa come cosa. E invece, Tess ci ha lasciato. Avrei voluto andare a vedere se potevo magari fare ancora qualcosa, ma non penso. Ok, qua abbiamo fatto tutto, il diner, ok. Piano. Piano che se arrivano i nemici so cazzi. Ok, non vedo, non sento nemici, ok. Jazz Club. Ok, qua non vedo niente. Sì, quella è opera di Bill. C'è qualcun altro in questa città? Per quanto ne so, solo lui. Ok. E adesso anche il cane si mette ad abbaiare, ragazzi. Non... Cioè, è proprio una genialata che non riesco proprio a registrarvi un po' come si deve con l'audio, come si deve. Sto gioco è incredibile, ragazzi. Ma va bene lo stesso. Tranquilli, tranquilli. Facciamo ciò che possiamo. E lei continua a fischiare. Allora, vediamo un po' di qua, perché io voglio vedere un po' tutto per bene. Qua? Nemici? No. Guarda questo posto. Bello, bello sto posto. Amo, amo, amo. Io apprezzo tantissimo la cosa che possiamo prendere oggetti. Ottimo. Qua ci sono altre cose? Un tavolo da lavoro? Forse? No? Guarda quanta roba. Biglietto perimetro? No. Sì, giusto, giusto, giusto. Biglietto perimetro. Gli schifosi infetti si sono fatti vedere troppo vicino al rifugio della chiesa. Dovrò fare un altro giro per ripulire i punti deboli nel perimetro. Ok. Sono sincero, speravo ci fosse il tavolino, ma a quanto pare no. Oh! Altri pezzi da potenziare, ottimo. Ali è rimasta di là. Ok.
Si sta esaltando a vedere le cose, sì, infatti. Cosa? Cosa cosa? Ecco. Sapevo il merda. Gesù. Dove sei te? Una delle trappole di Bill. Porco giudeo. Per usare un eufemismo. Ah, le vedo le trappole. Ma chi è questo tizio? Fico. Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini, andrà tutto bene. Che figata. Ok. Ok, possiamo andare giù di qua allora. Allora, io farei esatto così. Intanto, vediamo un po' se ci sono nemici. Elite, fai attenzione. Che qua va a finire che ci muori male, eh. Oddio. Guardate. What? Che cazzo. Oddio. Bellissima sta cosa. No, ragazzi, è bellissima sta cosa. Cioè, il sottomondo. Il sottomondo di The Last of Us. Bellissima sta cosa. Bella, bella, bella. Allora, altri oggettini da fare. Vediamo un po'. Visto che possiamo, ce le metto. Ottimo. Poi, coltello possiamo farlo, no? Perché non abbiamo il nastro, come al solito. Potremmo fare un'altra Molotov. Che preferirei in effetti, perché le cure adesso ne abbiamo comunque tre, che non va, non è male come cosa, però in linea di massima preferirei così. Allora, vediamo un po', andiamo ancora avanti, vediamo un po' che cosa ci attende. Qua? Possiamo accedere? Coltello completo necessario. Non ce l'ho. Ce l'ho. Porco schifo, potevo farlo. Ce l'ho messo sopra le cose. E non posso farlo adesso. Manca i nastri. Porco Giuda, che sfiga, ragazzi. Ok, dicevo, vedete, quella lì è una bomba. Qua ci sono addirittura delle frecce. In questo corpo qua. Fico. Cavolo, Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. Non possiamo più tornarci qua, cacchio. Sicuramente bisogna metterlo lì. Immaginavo, aspetta però, voglio vedere un secondo. Sì, naturalmente, è ovvio che... Vedi quel cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. Non ce n'è altro, non ho lasciato niente vero in giro io. No, probabilmente no, perché... non ho lasciato niente. Che cappellata enorme che ho fatto, non sapevo che c'era un'altra parte dove devo... Allora, un coltello devo sempre farlo, indipendentemente da tutto. Cioè, proprio ormai è legge questa qua. Devo per forza sempre fare avere almeno un coltello fatto. E niente, vabbè, niente, ci siamo giocati la stanza, un'altra stanza. Me l'aveva detto Putres che dovevo farmi sempre un coltello. Non ci ho pensato, ho preferito potenziare l'arma che è un po' più potente almeno. E niente, vabbè. Cappellata enorme. Via. Vai, Joel. Qua non è che tipo perso qualche oggetto, no? Sarebbe bellissimo, ma no. Ma niente. Ok. Andiamo.